Buongiorno, benvenuti. Io sono sempre nella sala Duomo, quindi mi avete lasciato qui chi seguiva in streaming, quindi do il benvenuto anche a coloro che seguono in streaming. E nella sala non so quanti si sono avvicendati adesso nella sala Duomo, da dove trasmettiamo le dirette in streaming delle tavole rotonde di dibattito e di discussione su dei temi sicuramente trainanti in questo momento per l'innovazione tecnologica. Italian Tech Week, promossa da Repubblica, da Italian Tech, da Jedi, e ovviamente siamo in streaming su diverse testate giornalistiche, Italian Tech sicuramente, ma poi anche Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, varie testate locali, quindi insomma uno streaming spero affollato, esattamente come affollate anche sono le OGR che hanno il tutto esaurito per queste 2 giornate di eventi, di dibattiti, di keynote speech, masterclass, workshop, insomma effettivamente un parterre e un programma molto molto interessante e ricco. E così anche siamo arrivati quindi al quarto dei panel, delle round table moderate da me in questa sala. Abbiamo affrontato i temi del metaverso, del climate tech, della mobilità del futuro, quindi la smart mobility. E adesso un altro dei temi della giornata di oggi è quello dello space tech, quindi il tema dell'aerospazio, la space economy, le promesse della space economy, le tecnologie che dallo spazio ritornano sulla Terra, le tecnologie che sono sempre più performanti per esplorare lo spazio intorno a noi. Insomma, la space economy è un vastissimo mondo di opportunità, sia di business, ma anche di conoscenza, di cultura, di esplorazione dell'ignoto e poi probabilmente anche, insomma, di possibilità e di speranze. E allora io introduco, anzi prima vi ricordo che in uscita dalla sala, perché i percorsi sono obbligati, in uscita dalla sala c'è un'area esperienziale che potrete visitare, un'area esperienziale con una serie di corner dedicati sia all'arte, che alle tecnologie immersive o meno immersive, ma comunque la stampa 3D, tutte tecnologie che potete toccare con mano, potete chiedere, ci sono i referenti, quindi molto interessante l'area che è stata creata in queste Italian Tech Week per farvi vedere più da vicino le nuove tecnologie, le massime espressioni delle nuove tecnologie che abbiamo a disposizione oggi. E allora io invito i relatori di questa tavola rotonda, che sono Mattia Barbarossa, founder e CEO di Sidero Space Dynamics. Buongiorno e benvenuto Mattia. Ti puoi sedere dove vuoi. Alessandro Ballossino, Head of R&D Unit di Argotech. Buongiorno e benvenuto. Il professor Piero Boccardo del Politecnico di Torino. Buongiorno e benvenuto. Eugenia Forte, Program Manager di Takeoff Accelerator, buongiorno e benvenuta. E il professor Giuseppe Scellato del Politecnico di Torino, presidente I3P e coordinatore dell'ESA Big Turin, capiremo poi cos'è. Ed era stata tra l'altro una cosa che era stata annunciata proprio un anno fa, la stessa Italian Tech Week, ma di un anno fa, quindi capiremo col professore che progressi sono stati fatti, cosa è successo in quest'ultimo anno. Allora, io inizierei proprio dall'attualità stretta sul mondo dello spazio e quindi da Argotech. Argotech è un'azienda italiana basata peraltro a Torino e la notizia è che qualche giorno fa la NASA ha lanciato, forse una settimana fa più o meno, un satellite per un progetto nuovo, il progetto DART. E questo progetto prevedeva di colpire un asteroide in una semplicemente forma di test, quindi nulla che fosse pericoloso per il nostro pianeta, ma nella logica di poter intervenire nella traiettoria degli asteroidi, la NASA ha sperimentato questo tipo di nuova strategia, chiamiamola così, per deviare le rotte degli asteroidi. Argotech partecipava in qualche modo a questo progetto, anzi in realtà non solo a questo, perché sono ben due attualmente le missioni in cui siete direttamente coinvolti. Una è appunto era l'ICHA Cube per DART e l'altra invece è un contributo a quella che deve ancora partire, che è la missione Artemis 1. Ci puoi raccontare questi contributi? Noi ovviamente siamo orgogliosi che un'azienda italiana possa partecipare a dei progetti così rilevanti come quelli della NASA. Sì, certamente. Allora, noi come Argotech siamo a bordo di queste due missioni e in entrambi i casi siamo sostanzialmente i testimoni di quello che succede nello spazio profondo. Quindi,
Nel caso di DART, come dicevi tu, è stato fatto un test per deviare la traiettoria di un asteroide per provare queste tecniche di difesa planetaria, quindi nel caso in cui un giorno ci fosse un oggetto che è veramente pericoloso per la Terra, noi avremo un test che ci dice se questo tipo di tecniche funzionano per deviarlo, quel tanto che basta per non colpirci. Noi eravamo a bordo di DART, che è una sonda che è stata lanciata a novembre dell'anno scorso e che dopo 10 mesi di fase di crociera ha raggiunto il suo obiettivo. E quello che noi abbiamo fatto è essere testimoni dell'impatto della sonda con l'asteroide. Con un sistema molto molto piccolo, molto compatto, perché DART era circa 500 kg, mentre il nostro satellite testimone era da una quindicina di chili, e si dice sempre, io detesto questa metafora, ma è grosso come una scatola di scarpe, è molto effective. E quindi noi siamo riusciti a riprendere tutta una serie di immagini dell'impatto che, insomma, per chi non l'avesse vista invito veramente a googlarle, perché magari sono di parte ma sono veramente incredibili. E siamo riusciti a riprendere queste immagini pur non controllando il satellite direttamente, perché noi non potevamo parlare col satellite per un po' per la distanza, un po' per la velocità a cui questa cosa è avvenuta, perché noi siamo passati a questo oggetto molto piccolo, a 6 km al secondo, a 11 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, e nonostante questo, grazie a tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato qua a Torino, siamo riusciti ad inquadrare correttamente l'impatto e riprendere più di 600 immagini durante i 10 minuti della fase clou, diciamo, della missione, e tutto questo anche con un sistema molto molto compatto in grado di sopravvivere nello spazio profondo, dove insomma ci sono problemi di, oltre che distanza, di radiazioni, temperature, eccetera eccetera. Quindi tutto molto sfidante, è andato tutto veramente bene. Adesso stiamo scaricando sono state rilasciate nei giorni scorsi 5-6 immagini, ne stiamo scaricando le altre e poi verranno pubblicate. Quante immagini avete in tutto? Circa 650. 650. Sì. L'altro progetto invece è Artemis 1, qual è il vostro contributo sull'altro? Anche lì abbiamo un satellite che fa da testimone di alcuni momenti chiave della missione, quindi noi verremo, siamo sostanzialmente... Ricordiamo che Artemis 1 è la missione che vuole riportare in qualche modo la NASA sulla Luna, quindi una serie di partner poi chiaramente, però ci vuole riportare in qualche modo sulla Luna. Sì, è la prima missione del programma Artemis, che quindi in questo caso l'obiettivo di questa prima missione è testare SLS, che è il nuovo razzo della NASA, il più grande dai tempi del programma Apollo e il più grande che verrà attualmente dispiegato nel mondo. E noi siamo a bordo del secondo stadio di questo razzo, e quindi sostanzialmente quello che dovrà fare il nostro satellite è venire rilasciato e riprendere tutta una serie di immagini di questo oggetto dopo che ha finito la sua fase propulsiva. Dopo questa fase centrale, anche in questo caso, che dovrà essere fatta in completa autonomia dal satellite perché noi non lo potremo controllare, ci metteremo su un'orbita molto ellittica tra la Terra e la Luna e valideremo tutta una serie di sottosistemi, di tecnologie, sia di diciamo autonomia a bordo che di proprio a livello di sottosistemi del satellite, perché anche questo è un ambiente operativo che è molto difficile, soprattutto per dei satelliti piccoli come quelli che facciamo noi. Allora, cercando di focalizzare sulle vostre attività in corso o anche quelle in fase di sperimentazione per il futuro, se dovessimo dire su cosa state investendo come tecnologie voi di Argotech, cosa potreste raccontarci per quello che, essendo comunque sempre un'impresa, insomma, un'impresa strategicamente, magari potete o non potete dire? Allora, a livello di tecnologie e di visione, quello che noi cerchiamo di fare è avere dei satelliti molto piccoli ma con livelli di performance e affidabilità molto elevati, nel senso che uno dei trend della New Space Economy è quello di miniaturizzare le cose, ma anche di utilizzare, diciamo, componenti commerciali, prendersi un po' il rischio che le cose non funzionino. Mentre noi stiamo avendo un approccio sempre di, diciamo, riduzione delle dimensioni, ma la nostra linea è quella di fare dei sistemi che siano affidabili, quindi in grado di fornire anche dei servizi, pur mantenendo delle dimensioni molto compatte. E questo lo vogliamo fare sia per applicazioni legate poi alla Terra, quindi l'osservazione della Terra, sia che per tutta una serie di missioni scientifiche, perché LICHECUBE, ad esempio, ha dimostrato che pur con un satellite molto piccolo si può dare del valore scientifico di notevole interesse, quindi non c'è bisogno di avere multi-billion satellites per fare scienza, ma si possono anche fare delle missioni super interessanti con dei satelliti piccoli se sono progettati nella maniera corretta. Passo al professor Piero Boccardo, lei appunto è professore al Politecnico di Torino
e si occupa di geomatica o geomatics all'inglese. Adesso ci spiegherà magari che cos'è, però io sono partita, a parte dall'attualità, ma anche da chi fa progetti verso l'ignoto, comunque verso lo spazio profondo. L'abbiamo sentito ripetere più di una volta da Alessandro questo termine spazio profondo, che immagino sia tutto ciò che è fuori dall'orbita terrestre. Nel momento in cui lasciamo l'orbita terrestre, in qualche modo siamo nello spazio profondo. Invece lei fa un tipo di tecnologie, sempre che fanno parte del settore aerospaziale, ma che invece tornano sulla Terra o comunque servono per osservare. Ci spieghi cos'è la geomatica? Sì, allora, fondamentalmente quello che diceva Alessandro è una componente che tecnicamente noi chiamiamo l'upstream, cioè l'hardware e i sensori che vengono messi a punto sui satelliti o sulle costellazioni di satelliti, mentre tipicamente noi ci occupiamo della parte di downstream, cioè quindi il fatto che questi sensori possano acquisire dei dati, e quindi entriamo in un campo di data science, nel senso che siamo in grado di sfruttare tutte le peculiarità di questi dati, che molto banalmente sono dei dati che, essendo acquisiti da un satellite che orbita intorno alla Terra, vengono acquisiti con continuità sulla superficie terrestre, e quindi garantisce quello che è il concetto fondamentale della multitemporalità, cioè quindi di poter affrontare dei fenomeni in maniera dinamica, piuttosto che il concetto della multispettralità, cioè quello di superare la limitatezza dell'occhio umano, che vede solamente l'invisibile, utilizzando anche altre bande dello spettro elettromagnetico in cui il nostro occhio non è sensibile, per esempio pensiamo a quelle dell'infrarosso vicino, termico e via dicendo, in cui ci sono un sacco di superfici sulla Terra che si comportano in maniera molto strana, come per esempio la vegetazione, le acque e quant'altro. Quindi noi ci occupiamo di questo aspetto, e la geomatica non è altro che il modo per portare a terra, cioè dove sono state acquisite, questi dati, che generalmente sono delle immagini, e metterli su degli stack anche multitemporali, in cui c'è la dimensione tempo, in cui narrare delle storie, dare delle informazioni. Io dico sempre ai miei studenti che il nostro compito è quello di estrarre informazioni ad alto valore aggiunto da dei dati, che sono dei numeri puri e semplici. Ecco, quali sono le tecnologie in questo senso, quindi downstream, più performanti, quelle sulle quali voi vi state concentrando di più, e quali sono soprattutto poi gli obiettivi, i campi d'applicazione maggiore, non so, l'agricoltura, quali sono proprio i settori, le industries, sì, che servite maggiormente? Sì, devo dire che noi al Politecnico abbiamo fatto sul downstream un percorso molto particolare, nel senso che abbiamo un concetto di filiera che, se pensiamo al TLR, cioè al livello di ricerca che stiamo affrontando, abbiamo quello che viene fatto all'interno dei dipartimenti o dei centri interdipartimentali, che sono ricerche di base, di cui peraltro il Politecnico adesso presenterà il cluster del partenariato spazio dei fondi PNRR, quindi cercheremo, spero degnamente, di coordinare tutta questa attività, che sono sempre svariate decine di milioni. Abbiamo una parte centrale che è la Fondazione Linx, piuttosto che un nuovo consorzio che abbiamo creato che si chiama Copernicus, che svolge la ricerca applicata, ma abbiamo anche la filiera operativa, perché abbiamo delle società, tra cui Itaca, estremamente operative, che svolgono dei servizi operativi. Tutto nell'ambito fondamentalmente di questi grandi progetti europei, tra cui sicuramente Copernicus, in cui qua a Torino siamo particolarmente forti in tutto il settore di gestione delle emergenze, cioè quindi quello di fornire delle risposte immediate a degli eventi in atto, così come al Politecnico, e qua lo posso dire, tra pochi giorni sdoganeremo questi dati che abbiamo acquisito, cioè noi costruiremo un modello tridimensionale su tutta la città di Torino ad altissima risoluzione, stiamo parlando di 5 centimetri a terra, per poi costruire dei digital twin tematici che affrontino i temi più diversi, dalla mobilità all'efficientamento energetico, alle emissioni in atmosfera e quant'altro. Quindi tutta una serie di attività estremamente variegate, in cui, come sempre, il fine è quello di estrarre delle informazioni che abbiano un valore, cioè che quindi possano essere utilizzate anche dal mercato. Chiaro. Professor Scellato, sempre Politecnico di Torino, sì, però con una doppia veste in questo caso, cioè lei anche, anzi una tripla, presidente dell'incubatore del Politecnico di Torino, quindi l'I3P, ma anche coordinatore di questo ESA Big Touring, che è un Business Incubation Center dell'Agenzia Spaziale Europea. Ecco, questo, come dicevo all'inizio, questo Business Incubation Center era stato quello di Torino, perché ne esiste un altro nel Lazio, era stato annunciato lo scorso anno proprio in occasione dell'Italian Tech Week,
come si è evoluto da un anno all'altro le attività, cosa emerge da questo anno di vita di questo ESA Big Touring? Grazie, le rispondo volentieri, ripercorrendo anche un po' la storia, diciamo, di quest'anno e magari aggiungendo soltanto inizialmente due parole per chi non lo conoscesse su che cos'è un ESA Business Incubation Center. Si tratta di una rete di centri dedicati al supporto alle start-up space connected, quindi che hanno una qualche connessione o in termini di tecnologia, hardware o di utilizzo di dati, tornando a quello che abbiamo visto prima, con il mondo spaziale. È una rete ampia, ce ne sono 25 di centri coordinati dall'Agenzia Spaziale Europea nei vari paesi. Il nodo italiano è partito in torinese un anno fa. Le varie location sono scelte dall'ESA in collaborazione con le agenzie nazionali, nel caso italiano quindi con ASI, andando a collocare in aree, in cluster in cui è evidente la presenza di forti competenze su un certo settore. Nel caso di Torino poi siamo riusciti a raccogliere in questo anno una serie di partnership importanti per far partire il centro, sia da istituzioni di ricerca, quindi c'è il Politecnico di Torino, la Fondazione LINCS, sia da istituzioni pubbliche, c'è la Camera di Commercio e la Regione Piemonte, e anche il contributo della Compagnia di San Paolo. In questo anno abbiamo lavorato facendo partire sul nostro percorso le prime società, devo dire abbiamo ricevuto molte candidature, 8 società sono entrate nel nostro percorso. È un percorso, qui lo dico per chi magari in platea fosse interessato ad avvicinarsi a questo mondo, equity free, cioè noi non c'è un finanziamento ma è un supporto allo sviluppo sia tecnologico che business. Non entriamo, questa diciamo, è una scelta voluta dalle agenzie spaziali, invece supportiamo le imprese sia dal punto di vista tecnico, con Politecnico e Fondazione LINCS, ma e con partner industriali, adesso non posso menzionarli tutti, ma se andate sul sito li vedrete, e anche dal punto di vista della raccolta finanziaria successiva. Le 8 società che sono entrate sono tutte molto interessanti, lavorano prevalentemente, devo dire, nella componente upstream. Citarne non tutte 8 sembra sempre brutto per chi rimane certo. Fuori, però alcuni casi ci piacciono, solo per avere un'idea, c'è chi sta lavorando su delle batterie strutturali con ioni di alluminio che troveranno applicazioni in ambito satellitare, c'è chi sta lavorando su sistemi di docking, cioè di attracco nello spazio di satelliti, diciamo quindi nel mondo più ampio della cosiddetta space logistics, c'è chi sta lavorando nell'ambito invece delle telecomunicazioni e della sicurezza, sviluppando le tecnologie per prevenire degli attacchi, dei possibili hackeraggi, sia in ambito delle telecomunicazioni, sia in ambito della distribuzione elettrica, dove molti device che regolano il funzionamento di queste reti si basano su dati di origine satellitare per la sincronizzazione, ad esempio con il GPS. È un tema di sicurezza molto importante, questo per il futuro, e ad esempio una di queste start-up, Syncropal, sta lavorando su un sistema per prevenire questo tipo di attacchi. Ce ne sono, diciamo, molte altre tra le 8. Devo dire, se devo cercare un tratto comune ai progetti imprenditoriali, che tipicamente sono fatte da persone con una certa esperienza alle spalle nel settore e delle forti competenze, quindi anche diciamo degli spin-off di precedenti imprese che sono venuti da noi. Alcuni sono locali, sono ricercatori anche. Alcuni sono ricercatori locali, ma abbiamo delle imprese diciamo, che vengono da tutta Italia, abbiamo ricevuto delle richieste anche dall'estero, una è stata ammessa e ci attendiamo che nella prossima corte, che stiamo per scegliere le successive 8 imprese, abbiamo in short list alcuni casi di imprese nate da idee sviluppate in imprese all'estero. Quindi 8 imprese l'anno? Sì, circa. Quello è diciamo, il nostro obiettivo di supporto. Parlando di acceleratori e quindi di chi sostiene le imprese, le fa crescere, in questo caso che però forse entra nell'equity delle start-up, parliamo del programma di accelerazione Takeoff con Eugenia Forte che appunto è program manager, quindi in qualche modo lo gestisce.
È un programma di accelerazione, lo ricordo, che è compartecipato da CDP Venture Capital, Unicredit, Fondazione CRT ed è in qualche modo in partnership con Plug and Play che gestisce la parte del programma di accelerazione. È attivo a Torino proprio presso le OGR, immagino non in quest'area ma nell'altra parte delle OGR Tech, e quindi è focalizzato propriamente sul settore dello space tech. Quali sono le potenzialità dell'innovazione tecnologica nel settore aerospaziale, tanto da voler creare un acceleratore verticale, appunto, che è stato voluto in questo senso in Italia? Certo, intanto grazie di aver invitato Takeoff, sono molto contenta di poterne anche parlare qui oggi. E come appunto i nostri altri speaker stanno raccontando, c'è tanto che bolle in pentola nel mondo dello spazio, l'upstream e il downstream e anche nel mondo aeronautico stanno succedendo tantissime cose nel territorio, a Torino ma non solo in Italia. E quindi crediamo anche come Takeoff che ci sia un enorme potenziale, siamo molto contenti che sia nato appunto a Torino, che sia stata scelta come città, e vediamo davvero anche un coinvolgimento molto particolare lato privati, anche enti pubblici. Hai nominato prima appunto i coinvestitori anche i gestori appunto del programma, e le start-up effettivamente che adesso stiamo accelerando stanno anche ricevendo tanto grazie a questo interesse che si sta creando in Italia, anche molto a Torino, su questo settore. Come è articolato quindi il vostro programma di accelerazione? Tanto per un po' spiegare brevemente come funziona. Certo, il nostro programma di accelerazione dura 5 mesi, molto, molto intensivi. Le start-up, noi lanciamo una call appunto l'anno, e poi ammettiamo tra le 8 e le 10 start-up, dipende dai casi, le acceleriamo come detto qui in OGR, e vengono accelerate nel senso che ricevono continua formazione, mentorship, training con una schedule molto, molto importante, e inoltre grazie anche alla presenza dei nostri corporate partner, tra cui Leonardo, e da poco è stato anche annunciato Avio, ma grazie anche Unione Industriale come partner istituzionale, ricevono anche supporto per poter sviluppare eventuali progetti pilota, POC. Quindi la cosa interessante di Takeoff è che c'è un'apertura sia appunto con le corporate, con i privati, che poi alla fine sono anche loro i futuri customer di molte start-up, e al contempo appunto grazie alla presenza di CDP Venture Capital, di CRT, anche con enti pubblici. E durante questi 5 mesi le start-up vengono anche proprio affiancati da dei mentor provenienti dai corporate partner, inoltre hanno la possibilità di fare dei pitch a molti interlocutori, e inoltre ovviamente, come hai detto tu, noi entriamo anche in equity. Il nostro veicolo di investimento, che ha una dotazione di 21 milioni di euro in 3 anni, investe anche nelle start-up accelerate per poter appunto anche dargli un po' di respiro e dedicarsi full time con il commitment giusto a questo programma. Poi a fine percorso le rivalutiamo e vediamo chi avrà accesso a un secondo investimento più importante, il cosiddetto follow-on. Allora, profilo che ha fatto il professor Scellato delle realtà innovative, molte provengono da aziende, quindi spin-off aziendali. Invece qual è il vostro identikit dello start-upper che fa aerospazio e quindi è interessante per voi? Quali elementi deve avere, quali tratti il team deve avere, che tipo di start-up devono essere le più interessanti per Takeoff? Certo, sicuramente è ovviamente un profilo aerospaziale, un background molto tecnico, perché sono anche argomenti che hanno bisogno di un background di un certo tipo. E la nostra startup ideale prevede un commitment molto forte da parte dei co-founder, una grande anche ambizione, una voglia di pensare in grande e anche un po' di rischiare. Noi consideriamo ovviamente il team come punto fondamentale nella selezione per Takeoff Accelerator, e chiaramente anche la value proposition del progetto, ovvero qual è la unique selling proposition, come dicevo noi, il punto focale, cosa vi differenzia rispetto anche agli altri. Quindi i nostri start-upper ideali hanno un mix di queste cose, però il team è importante che sia coeso, felice di fare quello che fa e anche proiettato verso,
verso il futuro, ecco. Che tipo di partnership oltre a quelle industriali avete? Avete anche delle partnership con i centri di ricerca, le accademie, oppure viaggiate in modo autonomo? Allora, oltre ai partner che hai già citato, anche OGR, appunto, come Innovation Networking Partner, hai citato anche prima Plug and Play, che è anche co-investitore, oltre che gestore operativo, però ce li siamo detti un po' tutti, anche corporate partner. Non abbiamo al momento partnership con universitari, con enti di ricerca, però c'è un dialogo continuo, costante, molto, molto grande, perché poi in questo ecosistema un po' tutti ci conosciamo e c'è molto supporto, molta solidarietà e ci si parla tanto a livello anche informale. Bene, grazie Eugenia. Allora, accanto a me di fatto è seduto un, non so se definirti startupper, inventore, tu come ti definiresti, Mattia? È una domanda molto interessante. È una domanda interessante. Startup, perché c'è una sottile differenza. Allora, tu sei founder e CEO, hai fondato Sidereo Space Dynamics. Facciamo subito le cose proprio di regola. Che cosa fa Sidereo Space Dynamics, che è stata fondata da te nel 2019? Sì, allora, Sidereo Space Dynamics è un'azienda che si occupa di sviluppare nuove tecnologie nel settore del trasporto spaziale, quindi nella sezione upstream. Il nostro obiettivo è quello di cercare di cambiare in modo significativo l'approccio che oggi si ha con l'accesso allo spazio, perché ne è stato parlato prima dai vari speaker. Oggi ci troviamo in un momento storico che ha dello straordinario, non a livello di semplice innovazione, ma proprio per il futuro del genere umano, che è la prima espansione dell'umanità nello spazio. Oggi c'è un problema però per far ciò, ovvero sia tutti i trasporti che abbiamo per poter accedere allo spazio, i tradizionali grandi lanciatori soffrono di quelle che sono grandi sfide tecnologiche che li rendono molto difficili da operare da pochi luoghi del mondo e via discorrendo. Con Sidereo abbiamo realizzato un veicolo di lancio di nuova generazione tra le tante tecnologie che stiamo cercando di implementare, che sarà in grado potenzialmente di essere immagazzinato in una casa qualunque, per dare un'idea delle dimensioni, appena 3,5 metri d'altezza, eppure di poter partire da qualsiasi sito del mondo senza pad di lancio o cose del genere, inserirsi in orbita terrestre bassa, fare delle attività in orbita e addirittura ritornare dall'orbita per riutilizzare sia il veicolo che il carico che è a bordo. Nello scorso periodo, negli ultimi 3 anni, siamo partiti con lo sviluppo del concept, abbiamo sviluppato un primo prototipo a terra, poi con l'ingresso di CDP Venture Capital, il primo venture, abbiamo avuto le risorse necessarie per fare altro, abbiamo aperto qui a Torino proprio un'infrastruttura sperimentale per testare propulsori a razzo liquidi, che sono il cuore pulsante di questo veicolo, e abbiamo testato in appena 6 mesi dei motori a razzo a cherosene ossigeno liquido con una velocità che è probabilmente più alta di chiunque altro nel mercato attuale oggi. Se tutto va bene, entro il prossimo anno, la prima parte, compieremo dei voli a bassa quota con questo veicolo, effettivamente sancendo per la prima volta che dal territorio europeo dei razzi per l'ingresso in orbita di satelliti, per mandare satelliti in orbita, possono effettivamente decollare, e per la fine dell'anno prossimo contiamo di eseguire i primi voli orbitali per il 2024 iniziare col servizio commerciale. È un progetto super ambizioso, direi. Quali sono? Allora, fammi capire, come è iniziato però questo tuo percorso imprenditoriale nel mondo dell'aerospazio? Perché tu sei giovanissimo, magari, ecco, anche loro sono giovani, Alessandro, Eugenia, i professori magari sono più simili alla mia età, però diciamo che sei più giovane di tutti questi relatori. Allora, per capire un po' come inizia il tuo percorso imprenditoriale. Sì, io sono partito circa 8 anni fa nel settore spaziale, partendo in realtà dal frangente divulgativo per poi cimentarmi nella realizzazione di progetti un po' su tutto lo spettro dei payload da lanciare nello spazio, perché appunto oggi veramente dai dati di LiciaCube fino a quello che stiamo vedendo con la stazione spaziale via discorrendo non possiamo ignorare che ci troviamo davanti a un momento storico per l'umanità. Su questa spinta quindi mi sono da prima cimentato con la realizzazione di esperimenti scientifici e poi deducendo che l'unico modo per poter portare un significativo e rapido, e questo è un punto fondamentale, quanto più rapido possibile cambiamento in questo settore, fosse solo attraverso un'impresa, attraverso la realizzazione di un'azienda che potesse sviluppare in tempi potenzialmente istantanei e non astronomici come oggi succede, quelle che fossero tecnologie anche più ambiziose del solito. Quello che stiamo cercando di creare è effettivamente un veicolo che oggi non esiste, si chiamano singoli stadi verso l'orbita, che è una sfida tecnologica incredibile, eppure in 6 mesi abbiamo dimostrato che la tecnologia più critica di tutte queste, cioè il motore, poteva essere realizzato e costruito da un team anche molto piccolo. Quindi... Chi è che ha creduto in te? Perché non è facile su progetti così ambiziosi, così...
senz'altro rapidi con questi tempi in Italia, visti i tempi anche della nostra, diciamo così, capacità decisionale, chi è che ha creduto prevalentemente? Cioè, quali sono stati i fondi che ti hanno aiutato? Tu hai citato CDP, ma insomma anche quali sono state le strutture che intorno a te ti hanno supportato? Sì, sicuramente, appunto, come citavo prima, CDP Venture Capital, il primo Ventures, hanno dato quello che era la linfa vitale necessaria per portare avanti queste iniziative. Quindi quanto ti hanno dato? 1,5 milioni è stato l'investimento dello scorso anno e a breve prevediamo di aumentare le risorse. Poi ho avuto la fortuna di incontrare dei co-founder straordinari che hanno creduto nel progetto, un team che sta crescendo molto rapidamente e soprattutto la fortuna di essere della mentalità giusta per approcciare un problema così tecnologicamente difficile in un luogo che per ovvie manifestazioni ha delle asperità naturali, ma bisogna fare, come dico sempre, di necessità virtù. Quali sono le tecnologie su cui state lavorando, oltre che questa che mi dicevi, questo grande progetto ambizioso? Cioè, quali sono tutte le tecnologie che concorrono per realizzarlo, questo progetto? E le fate tutte in house? Le fate tutte voi? Sì, sì, prevalentemente sì. Stiamo realizzando un veicolo da zero, un intero lanciatore orbitale da zero in 2 anni e con risorse che probabilmente rappresentano solo il costo di un semplice lancio di un qualsiasi altro lanciatore. Quindi sicuramente con delle sfide di per sé logistiche già molto impegnative, ma le tecnologie che stiamo sviluppando sono tutto sommato piuttosto normale. Il nostro approccio è infatti di cercare di utilizzare quello che già esiste, ottimizzarlo per uno scopo che non si è mai raggiunto prima, quindi non reinventare la ruota ma creare qualcosa di nuovo a partire da ciò che esiste già, e poi attraverso un programma che abbiamo creato in casa chiamato Assisted Technological Integration cercare di portare anche al mondo delle tecnologie che oggi non esistono, che sono ancora nei reami della ricerca scientifica. Il nostro obiettivo è passare da una TRL di 1 a una TRL di 9 in pochi mesi, e per ora lo abbiamo dimostrato col sistema più critico di tutti questi, che è appunto il motore di cui siamo molto fieri. È stato sviluppato in appena 2 settimane, un intero apparato propulsivo di un lanciatore. Quindi. E dove siete, dove basate tutto questo sviluppo imprenditoriale? Dov'è posizionato? Beh, in realtà su 2 territori, principalmente su 2 territori. Abbiamo un'infrastruttura qui a Torino, un sito sperimentale di motori a razzo che abbiamo realizzato, anche questo in un paio di mesi, quindi anche qui in tempi molto molto ristretti, e abbiamo un'infrastruttura giù a Napoli, dove effettivamente, che rappresenta il quartier generale, per consentire questo dualismo a livello territoriale, che ovviamente è necessario per un'impresa dalle tali sfide tecnologiche, e che ci consente di operare quelli che sono dei lanci, e se ci riusciamo nei tempi stabiliti sarà il primo lanciatore in tutta Europa a decollare dal suolo europeo e sicuramente il primo di una nuova classe. Noi la chiamiamo infatti personal computer dei veicoli di lancio, un'intera nuova generazione di veicoli, e a Torino, che è sostanzialmente il polo dell'aerospazio italiano, dove le infrastrutture produttive possono consentire di avere questi tempi. Mi sembra di capire che la velocità è la tua parola d'ordine, cioè vuoi battere gli altri perché vuoi battere tutti sul tempo, o perché la velocità permette un maggiore successo di business, proprio di realizzazione di quello che, cioè le cose devono accadere secondo un certo ritmo temporale? Ma io credo che sia duplice la risposta, ovvero sia certamente essere molto più veloci può dare una competitività sul business che non esiste. Noi abbiamo partecipato a eventi recentemente e cercando di passare con il profilo più basso possibile sinora per dimostrare prima le tecnologie e poi presentarsi al mondo con quello che facevamo. Ma il vero aspetto principale è che, come dicevo, il periodo storico, che veramente è significativo per il progresso del genere umano, non può vedere un rallentamento. Non possiamo, è un obbligo morale come esseri viventi, non premere affinché questo processo possa essere realizzato nel corso delle prossime decadi. Allora, vorrei ritornare su Alessandro, quindi sia su Argotech ma anche sul Politecnico, per farmi dare una suggestione di quella che oggi è la space economy. Quindi cerchiamo magari di amplificare un po' il nostro discorso e renderlo forse un po' più di sistema. Allora, lo chiedo prima ad Alessandro come chiaramente Head of R&D Unit, quindi un capo di una unità di sviluppo e di ricerca, e quindi di una realtà privata però. Che cos'è, quando parliamo di space economy oggi, cosa intendiamo, oltre quella narrazione che ci arriva oltre oceano dalle imprese di Musk, le promesse dell'esplorazione marziana e quindi insomma tutte le cose un po' più performanti? Mi ricordi un po' Elon Musk, non so perché, però con questi obiettivi così incredibili, no? Però allora è chiaro che tutta la storia dell'aerospazio da sempre è fatta di grandi obiettivi incredibili, per cui tutti dicono no, non è possibile, no, sicuramente ci vorrà, o forse non si realizza.
realizzerà mai. Però quando parliamo quindi di space economy, a parte questa narrazione, quali sono veramente i trend tecnologici che oggi danno significato a questa espressione? Ma allora, se noi pensiamo a Elon Musk, l'uomo su Marte o l'uomo sulla Luna, probabilmente quello che va sulla prima pagina del giornale, ma non è quello che poi fa girare in realtà la space economy. Quello che noi vediamo oggi è che c'è lo spazio, in realtà, anche se magari molti di noi non se ne rendono conto, ha un impatto veramente significativo nella nostra vita di tutti i giorni, e tutto quello che sta nello spazio è un'infrastruttura critica che muove tanti interessi sia strategici che economici. Quindi se noi preleviamo al bancomat, se noi usiamo Google Maps, se noi riusciamo a usare i sistemi di telecomunicazioni o anche guardare la partita di calcio in TV, è grazie ai sistemi che stanno nello spazio. Quindi ci sono vari livelli, sia a livello tecnologico che proprio di business, che sono importantissimi. Quindi partendo dai sistemi di telecomunicazioni, sistemi di osservazione della Terra e di monitoraggio, la navigazione, e poi c'è anche quello che è un po' più nel, diciamo, futuribile. Quindi c'è tutta la parte di sfruttamento della Luna, di Marte, esplorazione eccetera eccetera, c'è il turismo spaziale. E poi questo si può declinare sia sullo space segment, sull'upstream, quindi su noi che facciamo satelliti, su chi fa i lanciatori, ma poi c'è una parte anche importantissima per la parte downstream, elaborazione dati, trasmissione con i satelliti, far funzionare i satelliti. Quindi è sicuramente un, come è stato ripetuto da più parti, un settore in grandissimo fermento, sia per una consapevolezza maggiore dei soggetti pubblici dell'importanza strategica e economica di questo settore, sia per tutta una serie di investimenti privati, perché anche dal punto di vista puramente commerciale, soprattutto negli ultimi anni, c'è stato un aumento degli investimenti e anche una consapevolezza di quello del business che si può fare utilizzando i sistemi spaziali. Certo. Professor Boccardo, quando però si pensa ai fondi PNRR destinati all'aerospazio, nella mente appunto di chi destina questi fondi, di chi ha deciso che una porzione sarebbe andata al settore space tech, che tipo di narrazione c'è della space economy? Cioè si pensa al downstream prevalentemente, o davvero invece anche loro pensano alla conquista dello spazio profondo? Ma fondamentalmente c'è una componente predominante che è upstream. Approfitto di questo concetto di narrazione perché sarebbe sulle possibili applicazioni del downstream. Abbiamo talmente poco tempo e dobbiamo immaginare che siano virtualmente infinite, cioè possiamo fare praticamente qualsiasi cosa. Ma quello che è importante è la narrazione, cioè il concetto che noi portiamo avanti di user uptake, cioè fare in modo che questi dati, e sono tanti, sono difficilmente gestibili, difficilmente processabili, eccetera, eccetera, vengono narrati. Io credo che una delle cose che sia necessario fare in questo momento, e credo che sia anche il vostro compito e forse dovere farlo, è quello di riuscire a narrare queste cose. E narrarle vuol dire anche utilizzare questi dati, che hanno il grosso vantaggio, per esempio, di Copernicus, di essere assolutamente liberi, scaricabili da chiunque, per narrare delle storie, per fare fact-checking di quello che sta avvenendo. A me è capitato di farlo parlando dell'Ucraina, avete visto quante immagini da satelliti si vedono, che come io ho scritto in qualche pubblicazione, come guardare, cioè questo atteggiamento un po' voyeuristico. Io guardo dal buco della serratura quali sono le case che sono state colpite piuttosto che quanti sono i morti. In realtà, al di là di questo, c'è anche la possibilità di utilizzare questi dati in una maniera estremamente diversa. Abbiamo fatto vedere come, per esempio, sia possibile stimare la produttività agricola utilizzando lunghe sequenze temporali, perché in questo momento uno dei problemi che abbiamo è quanto grano e quanto olio di semi di girasole produrrà l'Ucraina, piuttosto che la crisi energetica, che cosa porterà esattamente dal punto di vista del consumo energetico. Sono tutte cose che possono ragionevolmente essere estratte dai dati satellitari. Io ho cominciato a farlo con i miei studenti, lo faccio in maniera molto amatoriale sul mio account di Instagram, e abbiamo visto che con degli strumenti estremamente semplici, utilizzando dei dati gratuiti, si riescono a narrare delle storie che secondo me hanno un contenuto divulgativo estremamente importante, ed è una delle cose che io ritengo fondamentali fare in questo momento, cioè divulgare l'utilizzo di questi dati, perché finché le persone non sapranno che possono essere utilizzate, mai nessuno le utilizzerà.
quali progetti state percorrendo con la designazione, diciamo, dei fondi PNRR e quindi un po' come va questa attività e come in quanto tempo pensate, è una domanda che ancora non ho fatto a chi è designato per l'utilizzo dei fondi anche in altri settori, in altre industrie, ma in quanto tempo pensate di realizzarli questi progetti? Sì, allora considerate che sono finite le prime tranche di allocazione, anzi stanno per terminare quelle a TLR basso, cioè con i fondi a valere del Ministero dell'Università, per cui per esempio al Politecnico abbiamo vinto quasi tutti i progetti, dai centri di ricerca agli ecosistemi di innovazione alle reti di infrastrutture, e adesso, come accennavo prima, il Politecnico presenterà il partenariato spazio, che è un progetto grande da 80 milioni che vedrà tutti i centri di ricerca e molte aziende attive sia sulla parte upstream che sulla parte downstream. E giusto per dirvi, tutto è organizzato in SPOC e ci sono circa 8 SPOC upstream e 2 downstream, questo per comunque ribadire il fatto che la parte upstream, cioè l'hardware, è preponderante in questo momento rispetto al software. Non dimentichiamoci che è cominciata a partire tutta la programmazione a valere sui fondi del Ministero della Transizione Digitale, che viene gestita direttamente dall'Agenzia Spaziale Europea, che prevede la messa in orbita, e Argotec lo sa bene, di una nuova costellazione di mini satelliti che si chiamerà Iride, come tutti sappiamo, e con tutti i servizi di downstream, e che a novembre partirà anche la programmazione a valere sui fondi della transizione ecologica, del Ministero della Transizione Ecologica, che vuol dire acquisire dati sul territorio italiano e un piano straordinario sugli incendi boschivi. Stiamo parlando di svariati miliardi di euro, e quando lui diceva siamo in un periodo storico importante per l'umanità, in Italia siamo in un periodo storico che è fondamentale, così tanti soldi non si sono mai visti e non si vedranno mai nei prossimi 100 anni. Il vero problema a cui siamo di fronte, e infatti ci stiamo anche attrezzando nei limiti del possibile anche come Accademia, è che non ci sono le competenze, non ci sono persone a sufficienza. Quindi stiamo cercando di fare piani per formazione veloce. Adesso per esempio abbiamo lanciato un dottorato nazionale in osservazione della Terra, perché era una cosa che mancava, però i primi dottori li vedremo tra 3 anni. Allora adesso stiamo pensando a dei master annuali per cercare di formare delle competenze che siano appetibili soprattutto anche dalle aziende, perché in questo momento le aziende hanno dei piani di assunzione molto grandi, ma il problema è che non ci sono le persone. Voi di Argotec riuscite a trovarle le persone? Come vi posizionate sul recruitment e sulla mancanza di figure professionali tecniche adeguate? È un problema anche vostro? Allora, noi parlando di piani di assunzione, anche noi ne abbiamo uno che è decisamente ambizioso. Noi dobbiamo inserire più di 100 figure all'interno della nostra azienda nei prossimi mesi. Diciamo che abbiamo anche lanciato una campagna per trovare le persone, abbiamo ricevuto un riscontro molto molto positivo, abbiamo ricevuto centinaia, forse più di 1000 curricula in pochissimo tempo. Ovviamente dipende anche un po' dal tipo di figura, di esperienza che si cerca. Ad esempio, noi molto spesso abbiamo un rapporto molto stretto con l'università, perciò prendiamo i ragazzi dalla tesi e poi li inseriamo all'interno. Abbiamo alcuni gruppi, alcuni professori con i quali lavoriamo in maniera sistematica in questo modo, e abbiamo formato dei tecnici eccellenti che sono giovanissimi, perché poi anche pensando a Alice, a Cube Argomon, sono stati fatti da un team con età media sotto i 30 anni e insomma i risultati si sono visti. Oltre a questo, poi ovviamente c'è anche un discorso di avere delle persone un po' più senior che possano guidare il team, e anche lì ci stiamo lavorando anche con dei target un pochettino diversi come metodo di reclutamento. Ci sono alcune figure specifiche che sono difficilissime da trovare, con delle competenze molto verticali che però servono, e quindi anche lì dipende un pochettino dall'ambito di competenza, ma sicuramente il tema del capitale umano è fondamentale, e io aggiungerei anche in ottica del PNRR il tema della sostenibilità, nel senso che adesso ci sono i soldi, ci sono le opportunità eccetera eccetera, ma dal 2026-2027 in poi bisogna mandare avanti tutto, quindi ci vuole anche in termini di programmazione aziendale una visione tale per cui finita la pacchia si riesce a mandare avanti l'azienda, mandare avanti le tecnologie, mandare avanti i progetti, e non sempre sperare che arrivi un altro PNRR. Certo. Tu, Mattia, riesci a trovare le figure professionali adeguate per il tuo progetto così ambizioso?
Le trovate in Italia o anche all'estero? In realtà il nostro team, anche se sotto i 30 anni, è sostanzialmente composto per metà da italiani, per metà dall'estero, perché effettivamente il nostro progetto è molto ambizioso tecnologicamente, quindi si richiede una grande competenza che sfortunatamente in Italia non esiste. Infatti questa è una cosa di cui rammarico, o meglio, esiste, è molto forte sul frangente teorico, ma noi picchiamo, ed è uno dei motivi, oltre alle risorse chiaramente, che più ci distinguono, per esempio, da un territorio molto fertile per l'innovazione come gli Stati Uniti, di esperienza pratica. Tutti i ragazzi che escono dall'università hanno benissimo in mente come la teoria funziona, molto meno in mente di come si realizza qualcosa, e quindi ci si trova spesso e volentieri a dover spendere molto tempo, molte risorse, affinché gran parte della formazione venga sull'esperienzializzazione delle persone piuttosto che sull'effettiva conoscenza di queste persone, che ripeto, hanno un background teorico che forse l'Italia rispetto a tanti altri paesi nel mondo può vantare in modo significativo. Però l'Italia ci sono moltissime infrastrutture per l'innovazione, troppe poche infrastrutture per mettere mani sull'hardware, perché se un motore a razzo lo sai concepire con la mente, ma poi non sai da dove iniziare, su come farlo produrre o come farlo partire, a quel punto è comunque un ostacolo insormontabile, soprattutto per le realtà che spingono di più su velocità e innovazione. Quindi nell'ecosistema aerospazio, criticità secondo te centrali da sbloccare, quali sono? Bisognerebbe molto di più, secondo me, prendere le risorse che oggi sono a disposizione e investirle nella creazione di infrastrutture sperimentali per dar modo agli studenti universitari e alle start-up, come si diceva prima con il rettore del Politecnico di Milano. Il centro per la mobilità sostenibile. Bisogna fare un centro per l'aerospazio, oltre che per la mobilità sostenibile. Sperimentale. Esatto, un centro sperimentale. Professor Scellato, in parte di queste cose ne discuteremo nel pomeriggio, perché c'è la premiazione del premio IMSA, che è Innovation Master Startup Award, e lo lanciamo adesso, perché anche lì incontreremo il professor Scellato insieme anche al presidente del PNI Cube, che è questa rete di incubatori universitari. Cercheremo un pochino di capire come dal deep tech, dalla ricerca scientifica, si possa produrre impresa, quindi sarà uno dei temi di discussione soprattutto durante la tavola rotonda, mentre poi ci saranno le start-up finaliste e verrà scelta la vincitrice. Però quello che le voglio chiedere è come si è evoluto l'ecosistema dell'aerospazio in Italia, così chiudiamo con lei su questo argomento, proprio alla luce anche delle criticità e dell'esempio sulla mobilità sostenibile. Il Politecnico di Milano si è fatto portavoce con Rettore Resta per creare questo strumento. Sì, allora diciamo due considerazioni. A livello italiano partiamo dal fatto di avere una delle strutture industriali sull'aerospazio principali a livello europeo. È uno dei pochi casi in cui veramente ci sono dei temi di leadership tecnologica molto importante. La sfida di oggi è quella, oltre all'utilizzo dei fondi PNRR per consolidare certe competenze della grande impresa e anche di quella, diciamo, filiera di primo livello di piccole e medie imprese che già stanno in quell'ambito, la sfida è quella di provare ad aggiungere anche la dimensione, diciamo, imprenditoriale. Per fare questo io credo c'è un tema di fondo che è anche quello delle risorse finanziarie per far crescere le imprese come Sidereus. Io ho passato gli ultimi due giorni in ESA ad Amsterdam, dove si è parlato molto di imprenditorialità, si chiamano Space Industry Days, che tradizionalmente quello è stato un convegno a cui partecipano le grandi imprese. Per la prima volta invece adesso ci sono tantissime start-up, alcune anche, diciamo, di Esabic, che sono venute con noi, quindi c'è un forte riconoscimento dell'importanza anche del tema dell'imprenditorialità rispetto alle grandi imprese e alle agenzie. Però c'è un tema di risorse finanziarie. Il DAT stamattina, qui abbiamo visto Deal Room che ci ha presentato l'incidenza di investimenti in venture capital dell'Europa rispetto al mondo, 2021 20% in Europa rispetto al livello global. Nella conferenza di ieri lo stesso numero è stato fatto per il mondo space, l'incidenza dell'Europa non è il 20% in quel caso, ma scende a poco più del 5%. E di questo 5% molto è concentrato in pochissime operazioni, 5 o 6 operazioni importanti. Globalmente nel 2021 ci sono state meno di 100 operazioni di round significativi di investimento sul mondo aerospaziale in Europa, non sto parlando esclusivamente dell'Italia.
Quindi credo che affinché queste start-up poi possano veramente in maniera autonoma arrivare ad essere dei player su scala internazionale, perché in questo settore è indispensabile, non dobbiamo dimenticare l'importanza degli investimenti, diciamo, della componente finanziaria. Molto si sta muovendo, lo sappiamo, e soprattutto devo dire anche in Italia, per cui assolutamente quella, siccome è una dimensione complementare, indispensabile. Bene, allora io ringrazio ovviamente tutti. Se qualcuno di voi è interessato a sentire 8 idee innovative di 8 startup finaliste e capire poi chi sarà la vincitrice, ma se non altro conoscere dei progetti davvero interessanti, li ho un po' studiati, li ho letti, sono tutti progetti molto altamente performanti. Anche sull'aerospazio. Certo. Sull'aerospazio, esatto, ce n'è qualcuno, anche un paio forse sono sull'aerospazio, però insomma progetti di innovazione tecnologica deep tech, noi dalle 14.30 siamo alle OGR Tech con il premio IMSA 2022. Io ringrazio i relatori che sono gentilmente intervenuti, Mattia Barbarossa, founder e CEO di Sidero Space Dynamics, Alessandro Balossino, Head of R&D Unit di Argotech, il professor Piero Boccardo del Politecnico di Torino, e Eugenia Forte, Program Manager di Takeoff Accelerator, e il professor Giuseppe Scellato, presidente di I3P, sempre Politecnico di Torino e anche coordinatore dell'ESA Big Turin. A questo punto io vi rinnovo l'invito all'area esperienziale e per quanto mi riguarda io ho terminato la moderazione dei dibattiti che con oggi pomeriggio termineranno, perché terminerà anche la Innovation Tech Week, però nel pomeriggio ci saranno altri dibattiti moderati da Eleonora Chioda, da altri colleghi, comunque insomma andranno avanti ancora fino ad una certa ora del pomeriggio. Grazie a tutti e buona giornata, buon proseguimento e buon divertimento anche.